Convegno Storia 2018, Genova e l'economia del ponte. E abbiamo Evaldo Cavallaro che ci parla, una relazione al titolo Genova dopo, dalla disperazione e la rabbia all'orgoglio resiliente. Passo la parola a Ettore Lembo. Grazie, sempre al solito un breve profilo di Evaldo Cavallaro, psicologo e psicoterapeuta, formatore manageriale e negoziatore, esperto di ipnosi regressiva e motivazionale, laureato in scienze politiche, laureato in economia e commercio e in psicologia, già professore a contratto di storia e istituzione dell'Africa, cultore della materia di storia e di istituzione dei paesi afroasiatici, cultore della materia storia dei trattati e politica internazionale, facoltà di scienze politiche e delle relazioni internazionali. Saggista su argomenti di economia dello sviluppo ed ipnosi. Prego. Grazie. Mi dispiace che sia andato via Parisi, perché condividiamo con lui l'esperienza diretta di Genova. Probabilmente nessuno di voi presenti ha mai vissuto a lungo a Genova. Mentre... C'è una zia che sta rapando, che c'è stata di fare. Vabbè, ma non hai vissuto. Sì. No, mentre Parisi, ho sentito che aveva pure casa a Genova, e io per tanti anni ho avuto uno studio a Genova, quindi dove andavo ogni settimana, ho risieduto anche consecutivamente per parecchi mesi, sia come psicoterapeuta che come formatore e consulente d'azienda. E quindi in qualche modo ho potuto conoscere la realtà genovese, non soltanto locale in quanto città, ma i genovesi, che sono effettivamente una razza strana. Per certi aspetti, cioè come i romani hanno delle caratteristiche che ci rendono unici, per così dire, nel panorama mondiale, anche i genovesi hanno delle loro caratteristiche. Da un lato sono estremamente fatalisti, dall'altro sono invece orgogliosi, cioè gente che si rimbocca le maniche ogni volta che ci sia bisogno di farlo, e loro ne hanno spesso l'occasione. Pensiamo che Genova e la Liguria sono tra le regioni italiane, le zone italiane con maggiori rischi di alluvioni, di insomma, frane, smottamenti. È un territorio effettivamente difficile. Dall'altro sono anche estremamente ironici, eppure fatalisti. Quindi, come dire, tutto quello che succede per loro è fonte, da un lato, di voglia di fare, dall'altro di pacata ma anche ironica rassegnazione. Una delle prime cose che mi ha colpito dei genovesi è stato sapere che, non so se sia vera, me la raccontano come cosa vera, nella marineria genovese c'erano due tipi di contratto per gli imbarcati sulle navi. C'era il contratto a paga piena, senza diritto al mugugno, e il contratto a paga ridotta con diritto di mugugno. Questo è estremamente interessante, cioè come dire, il mugugno come un diritto riconosciuto, ma che al tempo stesso, come dire, fosse sancito da, e fosse, virgolette, monetizzato. E non so se, ripeto, se questo sia vero, perché ovviamente poi variava da persona a persona, da situazione familiare a situazione familiare, ma noi forse ci saremmo aspettati un numero ridottissimo di contratti con diritto di mugugno, invece pare che fossero molti. Cioè il piacere di potersi lamentare, il piacere di poter dire la propria, come dire, vantaggio collaterale rispetto al puro danaro. Ho conosciuto quindi Genova e i genovesi, sono decisamente un popolo simpatico, interessante. E questa occasione, la tragica occasione del crollo del ponte del 14 agosto scorso, è stata un'occasione per rivisitare un concetto che è antichissimo, ma che è diventato invece di uso comune, diciamo di dominio comune, soltanto negli ultimi anni, cioè il concetto di resilienza. È una parola apparentemente difficile e insolita, ma in realtà riguarda semplicemente una capacità di assorbire
gli urti, assorbire gli shock, assorbire le avversità, assorbire i colpi della natura, i colpi della vita, i colpi dell'economia che può andare male dall'oggi al domani. Quindi pensiamo a tutto il passato di navigatori e di commercianti dei genovesi, e uscirne non soltanto in chiave di pura sopravvivenza, cioè ce l'ho fatta, me la sono in qualche modo cavata, ma di uscirne più forti di prima, cioè quella che è una capacità tipica che gli psicoterapeuti cercano di trasferire ai loro clienti, ai loro pazienti, cioè quella di rendersi conto che nella vita i traumi possono essere l'ordinario, non lo straordinario, ma che, a meno che non ci uccidano, cioè tutto quello che non ci distrugge, ci rafforza, ci deve far diventare migliori e soprattutto ci deve dare la capacità di prevedere, di capire che tutto quello che è successo poteva succedere. Peggio per me se non ne ho tenuto conto nel tempo giusto. Ma ora che ne ho dovuto subire l'esperienza e le conseguenze, tutto questo mi deve insegnare a progettare il futuro in modo che in futuro, a Dio piacendo, tutto questo non risucceda e se dovesse risuccedere non produca i danni che potrebbe produrre. Genova vive costantemente, Genova come città, vive costantemente sotto le minacce di catastrofi naturali, cioè basta veramente un po' di pioggia in più del necessario e dalle alture quelli che sono piccoli canali di scolo apparentemente in realtà sono tutti torrenti che possono diventare delle devastazioni, come abbiamo visto una cronaca, la televisione ce l'ha mostrato negli anni passati. Ma c'è una cosa ancora più assurda, noi a Roma non ci pensiamo, ma in realtà anche a Roma esistono molte aree in cui le acque sotterranee sono state interrate. Il Bisagno, che è il fiume, uno dei fiumi principali di Genova, forse il principale, l'altro è il Polcevera, quello sotto il ponte, e che in condizioni normali è molto largo, la foce del Bisagno è stata interrata per costruirci tutta la parte, si chiama infatti il quartiere della foce, per costruirci tutta una città moderna. Ora io posso capire che fosse una rottura di balle il dover attraversare, fare ponti per una sponda e l'altra del Bisagno, ma indubbiamente quello di interrare, no, non di interrare, scusate, di coprire completamente la foscia del Bisagno, nel momento in cui dovessero venire veramente dei fenomeni pluviali importanti, può significare la devastazione della parte finale di Genova, cioè tutta quella potenza, Brignole per chi conosce Genova. Tutto questo è accaduto in passato, potrà riaccadere in futuro, perché l'Italia è un paese divertente, non è una definizione mia, mi dispiace molto, ogni volta che sento una cosa molto bella, mi dispiace di non averla inventata io, di non averla pensata io, dice l'Italia è un paese in cui tutte le catastrofi e tutte le distruzioni avvengono a norma, cioè come dire tutto era in regola, tutte le verifiche erano state fatte, tutti i documenti sono stati trovati in regola, cioè come dire tutto quello che accade non avrebbe dovuto accadere, eppure sono nel 99% dei casi sono assolutamente tragedie annunciate. Il papà buonanima di una mia amica e collega buonanima faceva di Grosseto, faceva il fossino. Forse pochi di voi sanno cosa fosse il fossino, il mestiere di fossino. Chi lo sa? Qualcuno di voi sicuramente lo sa. I fossini erano quelli, erano dipendenti comunali che avevano come compito tutti i giorni quello di andare a verificare tutti i canali di scolo, tutti i fossi lungo le strade, tutto tenerli sgombri e, virgolette, il termine dragarli è eccessivo naturalmente, ma è chiaro che tutti i canali, tutti i fiumi, tutti i torrenti dovrebbero essere dragati periodicamente. Ci sono una serie di leggi in merito.
Come? Ci sono una serie di leggi in merito. Ci sono sicuramente. Non dubito che esistano le leggi, che già dicevano qualche secolo fa. Le leggi sono, ma chi può mano adesso? Legge 1765 del 1964. A che ora? Per le opere idrauliche. A che ora è stata emanata? Grazie. Quindi, come dire, i genovesi, forse più dei romani, convivono quotidianamente con il rischio che qualcosa di drammatico, di epocale, possa accadere. E i genovesi, non a livello collettivo e a livello politico, evidentemente, perché l'amministrazione della città di Genova e della regione Liguria non è certamente migliore di quella del resto del paese, ma i genovesi singoli convivono con l'idea che qualcosa possa accadere, e quindi a livello individuale, quindi a livello di psicologia individuale, sono tutti pronti. Di nuovo ritorniamo alle radici marinare di Genova, cioè la Superba, come giustamente ha ricordato Parisi, cioè uno si imbarcava e non si sapeva se e quando sarebbe tornato. Si partiva con un carico e non si sapeva se sarebbe arrivato a destinazione, e quando c'era il viaggio di ritorno, di nuovo c'era un carico evidentemente di valore superiore e non si sapeva se sarebbe arrivato. Quindi, come dire, il fatto dell'incertezza, il fatto del fatalismo fa parte della cultura genovese probabilmente più di quanto non faccia parte della nostra cultura. Dalla disperazione e dalla rabbia, intitolato il mio breve intervento, così, Genova dopo il crollo. Sono stato a Genova, tra l'altro, non più di 2 settimane fa, e il clima è sereno, i ristoranti sono comunque pieni come prima, la gente passeggia come prima, e io mi sarei aspettato che soprattutto con uno che in qualche modo viene da fuori si stesse più tempo a parlare delle conseguenze del crollo del ponte. In fondo 43 morti, un certo numero di feriti e centinaia di sfollati, di persone che non hanno la possibilità di accedere addirittura alle loro case. Pensavo se ne parlasse di più. No, invece è soltanto un argomento come gli altri se tu lo solleciti. Se tu lo solleciti vuol dire che, come dire, per loro dopo 3 mesi è già sopravvenuta, non dico la rassegnazione, perché ognuno di loro sta cercando di fare quello che può fare e di subire al minimo delle conseguenze inevitabilmente gravi di questa grossa limitazione alla circolazione. Però dalla disperazione iniziale, dalla rabbia iniziale, evidentemente in 3 mesi i genovesi hanno capito che comunque in Italia, quando le cose si vogliono fare in fretta, come minimo passeranno anni. Cioè, cosa vuol dire? Chi può mai credere che in un paese come il nostro venga ricostruito un ponte come quello, con il precedente, oltretutto, che è successo, in pochi mesi o anche in un anno, o anche in 2 anni? E soprattutto la cosa ancora più assurda è che da decenni si parlava di fare la seconda gronda, appunto, mi dispiace per il non ci sia, perché in realtà condividiamo molte informazioni in comune. Quello che differenzia l'Italia da altri paesi, o meglio la classe politica italiana da quella di altri paesi, è l'impossibilità di avere una visione strategica. Quello che in realtà c'era dopo la guerra, mi piace dire che ho 73 anni, che mai e poi mai avrei pensato che un giorno avrei rimpianto Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Bravo! Cioè, questa è una cosa buffa, perché anch'io da giovane naturalmente ero contestatore, cioè non avrei mai pensato questo, ma in realtà la Prima Repubblica aveva comunque una visione strategica, aveva comunque
Un'etica, sì, si rubava sicuramente anche a loro, sì. Allora, ma si, facevano, si facevano le cose e, virgolette, si pensava al bene comune. Ho sentito citare da relatori precedenti il concetto di bene comune, oltre che di beni comuni. Ed è questo il punto importante. In altri paesi, appena si termina l'opera base, immediatamente si dà vita alla realizzazione della seconda opera alternativa, cioè quella di quando la prima dovrà essere dismessa, dovrà essere ferma per manutenzione, non sarà più, come dire, adeguata alle necessità. Da noi invece non si fa niente di tutto questo. La cultura politica dominante nelle ultime, direi, 30-40 anni, purtroppo, ma absit inuria verbis, come si dice, purtroppo da quando i socialisti sono arrivati al potere, la realtà è quella di, virgolette, cercare di, la parola tecnica è arraffare il più possibile. Ed è brutto questo, perché io sono stato da giovane anche socialista, quindi come dire, mi piange il cuore doverlo riconoscere. Ma si è scoperto che convenga molto di più cavalcare le emergenze in cui, sotto l'onda emotiva del dover fare subito qualcosa, si può violare la legge o si può non tenere conto della legge o si possono fare provvedimenti d'urgenza, che non prevedere e pianificare quello che permetterebbe di evitare le emergenze o quantomeno permetterebbe di ridurre al minimo il rischio di, che succedano le emergenze. Bene, vorrei concludere dicendo questo. Dalla disperazione e la rabbia, che sono il giusto risvolto emotivo dopo tragedie come quella che è successa, all'orgoglio resiliente, cioè i genovesi hanno messo in atto quello che da secoli sanno fare perfettamente, cioè, passato il momento dello shock, riorganizzarsi, divertirsi attraverso il loro mugugno, perché il mugugno è anche un modo di scaricare le tensioni e, virgolette, conservare l'energia per fare le cose che veramente servono e quindi ricostruire come prima, meglio di prima. Stiamo parlando del ponte Morandi, ma ricordiamoci che a Rapallo centinaia di imbarcazioni nell'ultima mareggiata sono andate distrutte. Cioè, non è soltanto l'economia di una città o di una provincia o di una regione che vengono colpite, sono anche le economie individuali, psicologiche individuali. E concludo dicendo, le conseguenze economiche del crollo Morandi e di queste tragedie, terremoti in varie parti d'Italia o alluvioni o quello che è, in realtà ci fanno capire, ed è questa l'osservazione finale, di come il fondamento dell'economia sia e rimarrà probabilmente sempre la psicologia. Cioè come alla fine gli individui e le collettività affrontano le situazioni e pianificano il futuro. Quindi sociologia, psicologia sono parenti, sono, diciamo, scienze umane affini. E non è da sottovalutare il fatto che negli ultimi decenni ben due premi Nobel dell'economia siano andati a psicologi. Quindi vuol dire che la capacità di, al di là delle emergenze psicologiche, cioè della psicopatologia, la capacità di far diventare patrimonio comune di ognuno di noi, fin dalla scuola dell'infanzia, sia delle conoscenze psicologiche che delle conoscenze economiche, è un modo per affrontare nel modo migliore il futuro. Grazie e buona vita a tutti. Sai dire un cameo velocissimo? Allora, non so se voi lo sapete. Però tutti i quarti c'è la. No, era per aggiungere un piccolo. Si tratta di questo. Attorno al 1350 i genovesi
hanno inventato un istituto che si chiama caratura. Le carature erano le parti del rischio di una spedizione navale ripartite in 24 carati, appunto. Ed è appunto una delle manifestazioni particolari della psicologia del carattere dei genovesi che la dice lunga sulla fatalismo della persona e della, però della capacità di integrare in loro la visione drammatica e farla diventare di nuovo utile, perché ripartire il rischio in 24 famiglie è molto meglio che assumersi il rischio di una spedizione navale. Questo ha contributo di quello che diceva appunto l'amico Evaldo. Bene, oltre a parlare del ponte abbiamo visto anche degli aspetti psicologici di un popolo che comunque il popolo genovese, che ricordiamo e vorrei sottolineare, fa parte ed è parte integrante del popolo italiano.